Fideuzioni bancarie, lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Non vai con una cippa. Oggi per i miei amici avvocatuzzoli, ma soprattutto per te che devi essere informato, devi essere consapevole, conoscere la normativa, conoscere gli strumenti, questo ti dà la possibilità di essere consapevole. Quindi lascia perdere quello che dico io, come lo dico io, o se ti sono simpatico o antipatico. Prendi atto dell'informazione, che è quello che ti servirà. Sai quanta gente oggi riceve un decreto ingiuntivo o un pignoramento per una fideiussione bancaria? Milioni di persone. Quindi questa informazione è utile a tutti. Oggi ti dirò non solo cosa è possibile fare, ma anche come. Non devo dirlo come. Lo dico lo stesso. Così tu sai perfettamente se la tua fideiussione è smontabile. Cosa intendiamo oggi per fideiussione bancaria? È quel documento che tu firmi quando vai in banca a chiedere un prestito per la tua azienda, a chiedere un mutuo e fai da garante tu personalmente. Quindi intendiamo questo documento, che è un documento di garanzia. Ok? Quindi magari hai un SRL e trasformi la tua SRL in una SNC, in una SAS, perché? Perché se tu firmi una fiduzione, di fatto cosa accade? Che trasformi una società di capitale in una società normale perché scommetti tutti i tuoi soldi. Ma non sai che danni fa. E adesso te lo dico e ti dico anche se la puoi smontare. Perché guarda, io ti faccio vedere questa roba qua, perché io non devo dirlo? Cioè, queste qua sono tre sentenze, ok? Tre sentenze, ti leggo anche i motivi dove una persona ha ricevuto un pignoramento, un decreto ingiuntivo dalla parte della banca e noi ci opponiamo, che questa è una nostra sentenza, ok? E il giudice dice questo. Quindi sentenza 639-2002, RG 4234. Ok, dice questo. In conclusione, accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola numero 6 della fiduzione omnibus. Quindi se hai una fiduzione omnibus ti faccio capire che non valgono niente, in atti e la conseguenza è piena operatività dell'articolo 1957 Codice Civile e considerato che non risulta allegata a dimostrazione la proposizione nei confronti del debitore principale dell'azione giudiziaria nel termine di 6 mesi di recesso del rapporto. Quindi noi abbiamo qui utilizzato anche una tecnica di tempistica che la banca ha sbagliato. Comunque, il Tribunale di Lucca definitivamente decidendo così provvede. Accoglie l'opposizione per l'effetto di revoca il decreto ingiuntivo opposto numero 1255, respingendo l'azione del pagamento proposto dalla banca. Ok? Il giudice è Carmine Capozzi. Bravo Carmine. Qui abbiamo un altro tribunale importante, Torre Annunziata. Santa Maria Capovetere, Bolzano, accoglie l'opposizione e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo pronunciato nel 2015. Dichiara l'annullità della fiduzione. Guarda, sottoscritta dalla banca nel 2007. Guarda, guarda. Vuol dire che noi possiamo opporci e salvarti la casa, salvarti l'azienda. Allora, il punto che molti non comprendono è questo. Quando tu firmi la fiduzione, innanzitutto hai sposato il diavolo, ok? Perché non ti liberi mai più della fiduzione, specialmente quelle omnibus, e la maggior parte sono omnibus. Allora, adesso ti dico questo: è un'informazione che tu difficilmente troverai in giro, non la trovi. Allora, se tu hai una fiduzione, allora, se è omnibus, questo dice la Cassazione, to, guarda, fate lo screenshot. Ok? Diritto bancario, la fiduzione omnibus alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ok? La fiduzione omnibus, garanzia personale, è stata smontata perché, e te lo motivo anche, perché omnibus, come fa a essere un contratto omnicomprensivo? È indeterminato, un contratto deve essere determinabile, deve esserci un fine a un contratto. Omnibus vuol dire per sempre, capisci che però.
hanno fatto un errore quello della banca, non è che adesso lo fanno per cattiveria, tu sei cattivo, sei maligno e pensi che quelli della banca siano cattivi, ma invece no, sono bravi, solo che commettono qualche errore. Cosa succede nella tua fiduzione? Se tu all'interno trovi, puoi andare a leggere nelle clausole vessatorie, ok, clausola di sopravvivenza, uno, clausola di reviviscenza, due, tre, rinuncia ai termini, articolo 1957, ok? Quindi, guarda Boccatuzzolo, segnatelo, sono questi e questo, ok? Guarda che regalo che ti faccio. Ti vai a vedere questi tre articoli, se sono questi tre articoli la tua fiduciaria non vale niente. E di conseguenza puoi smontare un decreto aggiuntivo, puoi montare un pignoramento, non solo, non è niente, tirati via quella cavolo di fiduciaria perché il tuo rating si abbassa e se succede qualcosa ti vengono a prendere la casa, va bene? Ennesimo regalo a tutti. E ovviamente io voglio dire questo, che la banca non lo fa apposta, sono errori, cioè nel senso che anche tu quando vai in banca lo vedi che queste persone sono gente per bene, gente intelligente, a volte mi chiedono ma perché tu vai in banca e vedi che nella faccia di questa gente è gente intelligente, gente per bene, lo vedi che è gente intelligente, imposta ancora di più. Tu vai in posto a vedere la gente per bene, poi vuoi fare uno scherzetto, ti lascio con uno scherzetto, così per divertirsi ovviamente, non vorrei. Vai lì e dici, ascolti, io vorrei ritirare tutti i miei soldi, e fai un filmato della sua faccia, ok, e me lo mandi, e poi lo pubblichiamo, così per divertirci, poi dici, no, ok, 10-15 secondi deve durare lo scherzo, perché sennò questi vanno giù, ed è un casino, ok? Detto questo, se hai bisogno, chiamami pure, decibainfo@libero.it, www.decibainfo.it. Va bene? Adesso sai come smontare una fiduciaria e lo sai anche in modo autonomo, senza andare da un professionista. Ti ho detto gli articoli, ti ho fatto vedere le sentenze, ti ho fatto vedere tutto. Quindi se non capisci neanche gli articoli e le sentenze, ok, io credo che tu abbia capito, ok? Non ha capito.